Ehi, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Continuano le lotte per il torneo Enma. Carissima Insomnia, sono pronto per la seconda parte del torneo, cioè quella finale. Prego, da questa parte. Ci aspetta ora come prima sfida. Quelli dell'aldilà? Il team composto da Capitavere e da dei suoi amici dell'ombra. Sì, siamo sempre qui pronti. Affronteranno gli ancestrali d'Elite, guidati da Ragamatrax e Arachnus. È un piacere incontrarvi di nuovo, ma stavolta saremo costretti a battervi. Proprio così, niente di personale, sia chiaro. Non permetteremo che siano degli umani a governarci, li distruggeremo. Entrambi i team sono sul ring e pronti per cominciare. Bene, allora, che è il primo turno della fase finale, abbia inizio! Mamma mia. Pronti. Alright, vediamo un po'. Ah, sono molto più resistenti loro. Beh, me l'aspettavo. Sì, ma prendilo, Nate! Niente, prendine uno però. Buono. Andato. Ok. Iniziano ad essere più forti. Complimenti ragazzi, una vittoria strameritata. Sono d'accordo, le mie congratulazioni. Bene, mi sono anche curato. E il primo turno si conclude qui. I Detective Yokai vincono ancora. Incredibile, non si era mai vista una squadra così affiatata come la loro. Ma non c'è tempo di festeggiare, le semifinali ci aspettano. Oh, ecco che arrivano gli eroi supremi, guidati dal solo e unico maestro Mew. Siamo qui per proteggere la giustizia. Non riuscirete a rintracciarci. La libertà non conosce ostacoli con noi. Dobbiamo vincere. Il potere del tubo ci assisterà anche oggi. Forza, fatevi sotto. Entrambi i team sono sul ring e pronti per cominciare. Bene, allora, che è il secondo turno della fase finale abbia inizio. Il presentatore se ne sta un po' calando, giustamente, dopo 5 lotte, non solo le nostre, poi anche quelle degli altri. Un po' lo capisco, eh. Sai che c'hai punti bassi, ho visto. Al dragazzurro che è crepato praticamente. Ok. Ok, ricarichiamo gli amici qui. Poi abbiamo Velenombra che sta un po' giù. Accidenti, l'avevo! L'avevo puntata proprio all'ultimo, me l'ha levato. Ah, che fastidio! Che fastidio, quell'aura è importante. Quell'aura è molto importante. Mannaggia. Ben fatto ragazzi, finalmente siamo in finale. Siete stati davvero in gamba, arrivare fino a qui non era affatto facile. Ora manca solo Shin e poi vinceremo questo torneo. Ben detto, cercate di non farvi male, intesi? Ne faremo il tifo per voi. Che c'è, Whisper? Potrei interrompervi solo per un attimo? Ok. Vi siete dimenticati che cosa succederà se vinceste la finale contro Shin? Uno di voi resterà Yokai World per governare. Ora che mi ci fa pensare, è vero, ma chi è più adatto a rimanere? Cioè, stiamo seriamente considerando l'idea di rimanere a Yokai World? Beh, la risposta è ovvia, mentre voi salverete il mondo, al trono penserò io.
Non se ne parla neanche, Whisper. Tu sei il valletto di Link. Posso avere comunque un doppio lavoro? Ha ragione lui, invece. Sarebbe come se Spiridomo diventasse re. Assurdo, perché ha maggiordomo? Arrogante. Vuole dire che resta lui. Ho deciso. Diventerò io il prossimo re di Yokai World. Già. Ma dici sul serio, Alistair? Eh beh, in teoria deve avere un qualche tipo di potere per poter vedere gli yokai. Quando sarò re farò tutto per eliminare gli yokai malvagi. Non solo, troverò anche il modo per ritrovare l'Emma di futuro. Alistair. Jack, ascolta, dovete fidarvi di me. So bene quello che faccio. Ma la fanno così facile. Non vi deluderemo, amici. Noi vinceremo il torneo Emma. Va bene, allora. Il bello è che ci hanno detto non potrete salvare tra una lotta e l'altra. Boh. Aspetta però. Questi qui che è successo? Il nostro nome non ci ha portato molta fortuna. Va bene. Chissà. Comunque sia, c'è anche un altro torneo Emma a fine gioco nel post-game, quindi. D'ora in poi farò il tifo per voi, sconfiggete Shin per il ben di tutti. Quindi anche nel mondo yokai Shin è considerato feccia. Cioè no feccia, è considerato in maniera non positiva. Eccoci giunti alla temutissima e decisiva finale di questo torneo. I sorprendenti detective yokai stavolta si troveranno davanti a... Shin. L'unico figlio maschio del nostro attuale re, Enma l'Antico. Questa battaglia deciderà il nuovo re di Yokai World. Siete pronti, gente? Immaginavo fosse lui il figlio. Shin, ascoltami. Non riuscirai a governare su questo mondo. Stai sprecando il fiato. Vi distruggerò in un nanosecondo. I vostri sciocchi trucchetti da umani non funzioneranno con me. Sappiatelo. Dopotutto, tra noi, l'unico degno di essere il nuovo re sono io. Va bene. Va bene. Fatti sotto. Troppo lontano, sì. Andiamo. Che sto facendo? Sto sbagliando casa. Ok, non so perché, ma bene. Mamma mia. Ah, ok. Volevo fare ritorno di Asura, mi ha bloccato. Vi avevo avvertiti, umani. Siete fuori strada se pensate di potermi battere. Non riuscite neanche a riprendervi le anime dei vostri cari. Oh, ma non vi preoccupate di questo. Anche voi farete la loro stessa fine. No! Jack, Alistair! Più continuate a lottare, più mi rafforzo. Sicuri di voler continuare? Sì! Basta così, Shin! Fermati immediatamente! Sì. Mo' colpiamo con Emma l'Antico. Che cosa vuoi, padre? Mi hai interrotto su più bello. Questi umani non hanno né forza né ambizione. Non meritano di vincere. Guardo come ti sei ridotto. Non ti riconosco più. Rubare gli altri per rafforzarti non far di te un vero sovrano. Sei tu che non meriti il tuo ruolo. Rudere che non sei altro. E ora spostati. Ma non capisci, Shin? Un regno non si governa con la forza bruta. Senza il favore del popolo, un trono non è che una banale sedia. Stai zitto. Tu non sei un bel niente sulle qualità di un vero re. Ma ti senti quando parli? Non fai che sputare sentenze contro tutti e tutti. Ti conviene smettere di parlare a bambere e riflettere per una volta.
Non sei mai stato fiero di me. E ora vieni qua a farmi la predica? No, il vecchio. Smettila subito, Shin. Come fai a non renderti conto di cosa stai facendo? Nessuno qui vorrebbe mai avere uno come te a governarlo. Finiscila! Ancora parli. Vi ripeto per l'ultima volta che il nuovo sovrano sarò io. E ora sparite! Non voglio più vedere le vostre ridicole facce umane! È lui. Lo sapevo che era lui! Lo sapevo che era lui! Maledetto! Sapevo. Sì. Ora ricordo tutto. Io sono già morto. Quel giorno, quando mia sorella cadde dal palazzo, io caddi con lei. Decisi di farlo perché mi ero promesso che l'avrei protetta fino alla fine. Dopo la nostra morte, la sua anima venne presa, ma la mia no. Ma Alistair, non è possibile! Voglio dire, sei sempre stato vivo! È stato solo grazie ad uno yokai, Kupidama. Kupidama? Sì, mi ha dato una seconda possibilità, ad una condizione. Mi disse che avrei dovuto seguire il mio vero destino. Io accettai la condizione. E lei mi disse che presto avrei incontrato qualcuno di speciale. Finora avevo dimenticato tutto, ma ora so che si riferiva a voi. Ma non può essere! Sì, in effetti è tutto piuttosto strano, ma grazie a voi ora sono consapevole della mia vera forza. Restituire la vita ad un umano. Uno yokai così non dovrebbe esistere. Ti sarai anche rialzato, ma continui ad essere solo un ragazzino. Chiariamoci. Alistair sta indossando uno yokai watch. Proprio così. Questo è il mio yokai watch origine. Fantastico, quindi adesso anche Alistair può evocare degli yokai? Direi proprio di sì. Scusate se vi ho fatto aspettare tutto questo tempo. E ora, amici, è tempo di fare sul serio. Sì, forme Godside! Che cosa mi sta succedendo? Diventerai bellissimo ora. oh mamma mia, che bello! Va bene, ci siamo! Forza, detective! È il momento di sconfiggere Shin! Amico mio, mi hai fatto venire l'acquolina, per davvero! Porca miseria, che bello! Mamma mia, Asura semmena. Ah, ok, dico non torna normale alla fine. Mamma mia, ragazzi, che menate che stiamo a... Porca miseria, quanto siamo forti! Ma che sono queste forme Godside? Oh! Ma che ci vuoi di? Ma che ci vuoi di mentre stava caricando il colpo finale? Ah, manata Oni è vinta. Una chiave 5 stelle. Buona. Questa ci dà accesso a yokai molto molto buoni. Mamma mia. Arrenditi, Shin! Ormai hai perso. Restituisci subito le anime rubate. No, io non posso perdere. Ah! Cavolo. Ma che... Shin, figlio mio, tutto quell'odio si sta consumando. Fermati, ti prego! Non va bene. Sta accumulando energia da tutte quelle anime. E pensare che faceva tutto sotto i nostri occhi. Quindi anche le anime di mia madre e della sorella di Alistair. Esatto. Anche le loro sono finite in quella spirale. No, non è possibile. Non possiamo gettare tutti i nostri sforzi così. Secondo voi c'è qualcosa che possiamo fare, maestà?
Jack, Alistair, ascoltatemi. C'è solo un modo per liberare le anime. Dovrete penetrare nel cuore di Shin, anche a costo della vostra stessa vita. Ma signore, nessun essere vivente può sopravvivere a tutto quell'odio. No. Non mi importa di questo. In fondo, io sono già morto una volta. In effetti potrebbe funzionare. Dopotutto la tua vita è un regalo di Kobidama. Chi non è né spirito né umano ha sicuramente più libertà di muoversi. Vi prego, lasciate fare a me. Penserò io a calmare Shin. Ma così facendo rischieresti nuovamente di perdere la vita. Non preoccuparti di questo. La luce dello Yokai Watch lo guiderà. Sì, ma fai comunque attenzione, Alistair. Se fallisci diventerai parte di quel vortice. In quel caso la tua anima non potrà rinascere un'altra volta. Non cambierò idea per niente al mondo. Salverò tutti, anche a costo di morire. Jack, Perla, cercate di capirmi. È questa la mia missione. Vi prometto che tornerò indietro sano e salvo, costi quel che costi. E va bene. Forza, fatti coraggio e salva quelle anime. Buona fortuna, Alistair. Prenditi cura di te, mi raccomando.